sicuramente siamo contenti di questo inizio, però è normale che noi tutti sappiamo che le insidie di questo campionato è perché siamo solo alla settima giornata, quindi bene, ci sono tante cose positive, diciamo, da sottolineare di questa squadra fino adesso, però ecco, il campionato è ancora lungo e è giusto mantenere i piedi per terra. Va dato atto al mister di questa sua, del suo carattere, il suo modo di lavorare, questa sua serenità che ha dato a tutto l'ambiente, e diciamo che l'ha anche ricompattato, quindi oggi vedere quelle immagini fa solo che piacere. Noi dobbiamo cercare di coltivarla giorno per giorno per far sì che possa durare il più a lungo possibile. Quando è finito il mercato ho detto una cosa, no? Che chi è oggi a Pescara e chi è voluto venire a Pescara, chi ha scelto Pescara, anche di rimanere per il caso di Fiorillo. Perché anche nei ragazzi che hanno vissuto la passata stagione, no? C'era questo senso di rivalsa, no? Per Oltre che di l'annata. appartenenza, perché Certo, Fiorillo ormai. quindi no, ma i ragazzi sono andati in ritiro che veramente volevano cambiare le cose, cioè si sono Volevano uniti. riscattarsi. Sì, perché l'annata dell'anno scorso non è stata Però ne bella. avete aggiunti altri che si stanno Ora, fare rivelando l'esempio decisivi. del Grosso che ha nominato lui, Cristiano voleva venire a Pescara a tutti i costi, cioè, non è stato un discorso economico, voleva dare una mano, voleva dare un contributo. Quello che piacerebbe a me è fare 4-5 partite senza prendere gol, per esempio, no? E quindi dare Solidità. quella solidità, quella squadra che deve vincere, con la squadra che ti dà sempre la sensazione che non gli puoi fare gol, no? E magari noi finora ne abbiamo presi sette. Per un pescarese come Luca Leone, vivere questo momento è sicuramente bello ed è il miglior momento da quando lavora con il Pescara. Sì, io mi auguro che duri, che non, però ecco, normale che noi il peso, la responsabilità è doppia, no? La viviamo dalla mattina fino a che non torniamo a casa. H24. Quindi, In bocca al lupo crepi, a Luca grazie. Leone.